Amici sportivi, siamo a Monaco di Baviera e questa è la splendida Allianz Arena. La partita di oggi è tra Argentina e Polonia. Un saluto da Fabio Caressa, con me per il racconto di questa partita ci sarà Luca Marchegiani. Un saluto a te Fabio e a tutti i telespettatori. Spero di assistere a una partita piena di gol e spettacolo. L'inno argentino risuona nello stadio. E potete vedere lo schieramento delle due squadre in campo. Si fa sul serio, si parte. Luca, secondo te chi può fare la differenza oggi? Credo Paulo Dybala. È un attaccante versatile, capace di svariare su tutto il fronte offensivo. È molto veloce, dotato di un controllo di palla fuori dal comune, abilissimo nello stretto. Insomma, Fabio, ha le doti che ti aspetti da un attaccante argentino. E in più sa anche giocare spalle alla porta, con personalità, nonostante non sia un gigante. Buon giocatore, non c'è dubbio. La difesa riesce ad allontanare. Zielinski prova il traversone. Zielinski, bella rete di passaggi e ha calciato alto. L'azione di contropiede è stata veramente ottima, peccato per il tiro, non irresistibile. Leandro Paredes. Messi si libera alla grande. Leandro Paredes. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. E trova bene il compagno. Paulo Dybala. C'è Messi. Prova il filtrante. Difficile arrivare su un traversone del genere. Avrebbe dovuto aspettare che qualcuno si facesse vedere.
Messi. C'è fallo. Pallone verso l'area di rigore, ma nessuno è riuscito ad arrivare. Affrettare un cross in questo modo diventa quasi sempre un regalo per la difesa. Se ne va. Pallone basso in area. Sarà calcio d'angolo. Ottimo disimpegno, fondamentale. La butta in mezzo. Passaggio in avanti. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? E passa! Il giocatore viene fermato opportunamente dalla difesa. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Tocco preciso. Messi cerca la fondo, palla al piede. Krikoviak. Lewandowski! Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Si riparte con un fallo laterale. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Stanno cercando di imporre il loro gioco. Sono partiti molto bene, bisogna solo vedere se sapranno reggere questi ritmi fino alla fine. Gli avversari dal canto loro devono crescere, devono migliorare soprattutto sotto l'aspetto del possesso della palla. Provo con il tocco basso. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. C'è Messi. Vuole la profondità. La palla non è passata, poteva essere un'ottima occasione. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Pallone alto nello spazio. Sono stati graziati dopo aver perso palla in maniera incredibile. È stato molto attento accorgendosi dell'errore della difesa e cercando subito di sfruttarlo. Passaggio sulla destra. Messi la gioca bassa. Cerca di mettere un pallone interessante in area. Vicinissimi al gol. È stata una questione di centimetri. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Effettua un cross dalla tre quarti. Ecco Lewandowski. Colpisce il pallone. Molto lontana la sua conclusione dallo specchio della porta. Il tiro non è stato un granché, ma ha avuto il coraggio di provarci.
Verrà comunque rimessa in gioco con le mani. Messi prova la fuga sulla destra. Se ne va. Ottima iniziativa, ma si è scontrato con i difensori. Era lanciato in porta, ma la difesa ha chiuso bene. Probabilmente questa azione poteva essere gestita meglio. Certo, da quassù è facile dirlo, in campo è un'altra cosa, però insomma. Bella serie di passaggi. Paolo Dybala cerca di pescare il compagno là davanti. Intercetta opportunamente, visto che l'azione era pericolosa. Poteva essere un contropiede interessante questo, peccato. Zielinski. Occhio alla conclusione. Prova a saltare il centrocampo. Opportunità di ripartire. Ecco Dybala. Non trova spazio. Prova a giocarla dentro dalla distanza. Poteva finire in modo davvero diverso, l'hanno scampata bella. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica, doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Zielinski si libera alla grande. Occasione, prova la conclusione. Contropiede troppo lento. Non ha agito abbastanza in fretta, ha permesso alla difesa di riorganizzarsi. Prova la giocata nello spazio. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Sulla destra. Piszczek. Cross verso il centro. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Zielinski, pronto dalla bandierina. Messi. Prova a verticalizzare. Ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Lewandowski può andare alla conclusione. Palla allontanata senza troppi complimenti. Ecco Lewandowski. Zielinski. Messi. Messi. Buona la sua progressione palla a piede. In questa azione mancata un po' di inventiva forse. Cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Otamendi cerca la profondità. Lungo passaggio in avanti. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. L'arbitro lo chiama, cartellino giallo. Si è ricordato nonostante il vantaggio, bravo. Messi accelera sulla destra. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. Messi cerca spazio. Sulla fascia, è libero. Prova il cross basso. Da lì può segnare. Va sul rimbalzo. Un'altra conclusione. E c'è il gol dell'Argentina. Un gran bel finale in questo primo tempo.
Gol di grande opportunismo, sfruttando il flipper che si era creato. Questo è quell'intuito che ti fa capire prima dove finirà il pallone. È una dote fondamentale in area di rigore. E il risultato si sblocca, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Ancora un ottimo intervento difensivo. Lancio lungo del portiere. Situazione spinosa, ma il suo intervento è stato provvidenziale. Piszczek. Cross in mezzo. Ottimo disimpegno, la spazza via. Krychowiak. Zieliński. Riceve un pallone interessante. Lewandowski. E qui falliscono una grande occasione. È andata esattamente come prima. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. C'è l'opportunità per il contropiede. Tenta la conclusione. Perfetta la parata. Ha mostrato una gran classe. Un'autentica parata d'istinto questa. Colpo di testa! E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Non è stata una prestazione molto convincente. Possono fare molto meglio di così. Devono recuperare fiducia e non farsi prendere dalla smania di rimontare. La Polonia ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. La mette dentro! C'erano diversi compagni pronti là davanti, il cross però è stato impreciso. Troppa fretta di eseguire il cross in questo caso. Prova a fare tutto da solo. Ottimo disimpegno, la spazza via. Colpisce il pallone. Penso che sia stato troppo velleitario a tentare una conclusione da quella posizione. Sembrano proprio più determinati in questo secondo tempo. Ora il gol potrebbe arrivare in qualsiasi momento. Lewandowski. Ottima progressione, palla al piede. Gioca una palla lunga. Cerca la profondità, sulla fascia. Messi. E passa. Ecco il tiro. Grande parata dell'estremo difensore. Sicuramente non una parata semplice. Interessante azione sulla fascia destra. Poteva essere un contropiede interessante questo. Peccato. Palla in avanti verso il compagno. Zieliński. Zieliński. Se ne va. Ottima giocata. Ed ecco il cross. È posizione irregolare però. Fantastico pallone filtrante di prima intenzione che aveva colto tutti alla sprovvista. Peccato che il destinatario fosse in fuorigioco. Leandro Paredes prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione.
Zielinski. Queste situazioni in cui c'è superiorità numerica vanno sfruttate decisamente meglio. Lewandowski è oggetto di attenzioni indesiderate, lo marcano molto stretto. Ha avuto troppe occasioni a disposizione, devono per forza fare qualcosa per frenarlo. Colpisce, la mette in avanti. Messi si fa avanti in territorio nemico. E passa, riesce ad intercettare. Prova un traversone dalla tre quarti. Pericolo sventato almeno per ora. Cerca l'uomo là davanti. Si libera la grande. Pallone lungo, ma la precisione lascia davvero a desiderare. Ha sbagliato il tocco nel momento cruciale, ha sprecato così una grandissima occasione. I tifosi rumoreggiano, ma capita a qualunque giocatore di commettere errori banali. Peccato per lui, perché questa era una potenziale occasione. Leandro Paredes. Lewandowski. Ottimo il fraseggio. L'arbitro interrompe l'azione, credo sia fuori gioco. Passaggio di prima fantastico, peccato ci fosse fuori gioco. Otamendi con l'intercetto. La mette in avanti. Bell'anticipo, pericolo sventato. Lewandowski non può essere pericoloso se viene costretto a giocare così, spalle alla porta. Leandro Paredes. Vince il duello fisico e fa su il pallone. Piszczek sulla destra, la mette al centro, cerca lo spunto e ora deve concludere, colpisce verso la porta. Messi. Lewandowski, c'è la palla lunga in avanti. E trova il compagno, se ne va, cerca il tiro, spazza via. Devono riprovarci, questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Non hanno altra scelta, devono buttarsi in avanti. Proprio così. Prova a scavalcare il centrocampo con il passaggio. E la difesa se la cava con grande mestiere. Dybala, ecco un'occasione di contropiede. Si spinge in avanti, vediamo cosa inventa. Può calciare la rete e passa. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Si libera la grande. Ottimo dribbling. Bello questo duello. Ha
provato a superarlo e andare in porta, il difensore però non ha boccato. Passaggio sulla destra. Palla larga in profondità. Messi se ne va. Zielinski effettua un traversone della tre quarti. Ecco Lewandowski. Lewandowski con il fallo. Il portiere la calcia lontano. Messi. Sulla destra. Di Maria. Occasione da rete. Vicinissimi al gol del 2-0. Grazie a lui la sua squadra è ancora in partita. Grande parata questa. Sceglie di battere corto. C'è Messi. La cross in mezzo. Prova a metterla subito in area. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Allontana il pallone. L'arbitro non ha dubbi, calcio di punizione. Attenzione, c'è agitazione in campo. Bisogna intervenire subito. Qui ovviamente c'è spazio per gli specialisti, possono provare la battuta diretta. Hanno un'opportunità da non farsi sfuggire, se riescono a pareggiare su questo calcio piazzato assisteremo sicuramente ad un'altra partita. Lewandowski, conclusione! Palla in avanti verso il compagno. Piszczek. Passaggio sulla destra. Può andare alla conclusione. Mette in mezzo il traversone. Sono andati veramente vicini al pareggio. Sa che avrebbe potuto fare molto meglio. Il suo sguardo dice tutto. Leandro Paredes riesce ad allontanare. Palla allontanata senza troppi complimenti. Palla in out, ci sarà rimessa laterale. Cross in arrivo. Grande parata che evita il gol. Bisogna anche dire che provandoci ancora da lì ha mostrato un certo coraggio. Messi si spinge avanti sulla destra. Messi mette la palla dentro. Passaggio intercettato. Attenzione, attenti al tiro. Dybala, hanno trovato il gol. Non potevano trovare gol in un momento migliore. Eccolo il gol, davvero rapinatore d'aria.
La difesa ha pasticciato e lui li ha puniti. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Di Maria. Messi. Zielinski. Lungo passaggio in avanti. E passa. Ci è mancato poco e sarebbe andato in porta. Il difensore però ha trovato il tempo giusto. Bel duello. Troppi giocatori in area, non c'era abbastanza spazio per tirare. Super un'altra volta. Una parata davvero fantastica, che riflessi. Messi. Krychowiak di forza. Bella palla, deve approfittarne. Allontana il pallone. Prova a verticalizzare. Qui deve tirare. È stato splendido l'intervento del portiere. Da qui il portiere ha tirato giù la saracinesca. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Ci hanno messo tutto l'impegno possibile, ma alla fine non sono riusciti a portare a casa il risultato. E questo è il calcio. Puoi giocare meglio o peggio, essere il più forte o il più debole. Alla fine quello che conta è vincere. L'impegno dei giocatori...